diamo la parola al compagno Weiner dell'Aldo Dice 26 per 1, l'occupazione è una delle più importanti occupazioni tra Milano e Sesto, diciamo. Quelle dell'Italia. Sì, sì. Allora, buongiorno a tutti, io rappresento Aldo Dice 26 per 1, che è l'occupazione dello stabile Alitalia, che ormai va avanti da oltre un anno. Il 28 marzo del 2014 è stato occupato questo stabile di oltre 6.000 metri quadri di proprietà pubblica, perché la Bet Company, creata ad arte da Berlusconi e lasciata sulle spalle del Ministero delle Finanze, quindi degli italiani, questo stabile è stato occupato, trasformato, l'abbiamo reso totalmente abitativo. Ieri sera nello stabile hanno dormito 150 persone, siamo totalmente autonomi da un anno e alla collettività per l'ospitalità di queste 150 persone abbiamo fatto risparmiare oltre 4 milioni di euro. Il tutto funziona perché c'è alla base un qualcosa che distingue un po' quello che è anche il percorso dell'Unione Inquilini. Noi non combattiamo per tutti, combattiamo per chi ha diritto alla casa. E quindi dentro Aldo Dice 26 per 1 in un anno sono riuscite a transitare 19 famiglie che sono state reinserite in alloggio popolare e non hanno passato neanche un'ora per strada grazie all'esistenza della struttura. Ci sono altre 9 famiglie a cui è stato assegnato l'alloggio popolare grazie al lavoro dell'Unione Inquilini e del Comitato Diritto alla Casa, che supportano noi, che io rappresento il Crociato alla Riscossa, sono i 3 enti gestori dell'occupazione. Siamo in trattativa con la proprietà per ottenere definitivamente il comodato d'uso, ma basta pensare che da oltre un anno all'Italia ci paga il riscaldamento e la luce, quindi pensiamo anche che si possa arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, anche perché oggettivamente lo stabile è stato messo in vendita ma non è mai interessato a nessuno, e quindi quando noi siamo entrati l'abbiamo salvato facendo scappare i ladri del rame dalla finestra che lo stavano distruggendo, come altre decine di stabili nell'interland milanese, ex industriali ormai abbandonati, che sarebbero riconvertibili in abitativo d'emergenza senza neanche una riunione di consiglio comunale. Basta una firma, e l'articolo 42 della Costituzione prevederebbe che si espropriassero, si attivasse un po' di coraggio da parte dei comuni e si espropriassero stabili come quello che stiamo conducendo noi. Questo è tutto, io non la faccio lunga, questi sono i risultati. Speriamo nel breve periodo di poter replicare l'esperienza, perché abbiamo anche un paio di idee, visto che ormai fondamentalmente siamo pieni. Vi invitiamo al mare, ma non questo mare, nel prossimissimo periodo, cioè fra qualche settimana, occuperemo una delle tante colonie abbandonate di Riccione, ci porteremo i bambini del Residence, che sono 37 a fare di ferro. Quindi questo applauso fatelo alla tanta gente che sta conducendo adesso il Residence. Io sono in ferie. Buona giornata a tutti e buon congresso. Grazie.